Ciao amici, ben ritrovati, ciao Laura. Ciao a tutti quanti, ciao Davide. Priviette, cari amici. Privet. Benvenuti, cari amici. Oggi siamo felici di andare a portare un po' di gioia alla nostra cara amata Russia con un brano molto conosciuto e con un brano sempre cantato dalla fantastica Musica Insieme, questo fantastico sito, o meglio YouTube, che ha questo progetto, no? E in questo progetto c'è questa canzone che si chiama La canzone dei musicanti di Brema. Cara Laura, oggi vorrei parlarti di questo progetto. È un progetto che, in poche parole, è destinato alle 10 canzoni delle città atomiche, che è un analogo famoso progetto. Che, in poche parole, l'idea è quella di un progetto semplice: una piccola squadra viaggia per il paese con un set mobile di registrazione. Audio e video, trova musicisti talentuosi. È interessante che li registra in vari luoghi suggestivi. Tutte le registrazioni sono fatte dal vivo, in questo modo viene creato un arrangiamento Wow. insolito, come quello che abbiamo già visto Sì, tante sì, volte, no? Intenso, partecipante di questo insieme di virtuale di musica, sì. Sì. contribuisce con qualcosa di suo. Il risultato sono video musicali che mostrano come, nonostante tutte le differenze culturali della nazione, nazionali e religiose, la musica sia in grado di unire persone e popoli con la pace e l'amore. Bello. E il testo proprio di questa canzone che andiamo ad ascoltare esprime un sentimento di amicizia e libertà, sottolineando l'importanza dei legami tra amici e la gioia di vagare insieme per il mondo. Descrive un luogo di tranquillità e felicità dove la natura è protagonista e dove l'autenticità e la libertà sono apprezzati più dei lussi e dalle convenzioni sociali. Bellissimo, Bravi! bravi, bravi. Qualcosa Che di unico che, come al solito, troviamo in bello. Russia! Russia. Come al solito, siamo qui appunto per vagare con la vostra cultura musicale e vedere posti esotici, nuovi, in Sì. mezzo alle tante vostre culture che ci affascinano, vero Laura? Vero Davide, io non lo so se loro lo fanno prima della pandemia, Davide, o l'hanno fatto sempre. Se, questo è proprio in pura pandemia, fra E l'altro, eh. infatti, questo diciamo delle cose belle che ci ha lasciato questo bruttissimo periodo è stato questo, Davide. Io mi ricordo tanto vedere questo tipo di video e che mi rallegravano la vita, il Certo, momento è di pensare bisogno, come una persona di una parte del mondo a un'altra parte o di una città a un'altra città cioè. Sì, parliamo sempre di o Russia, noi quindi immagina, parliamo del grandissimo. bellissimo Davide, bellissimo stare insieme in un video Certo. e lasciarlo lì perché tutti noi Possiamo possiamo gustarlo, gustarlo. possiamo Bello, gustarlo, sì. bello. Andiamo Laura, sei pronta? Andiamo Prontissima. a divertirci, dai. Sì. Guarda il mio bello. Mamma mia, che bravo. Bravissimo. Ma 20 milioni di visualizzazioni ha avuto questo video. Wow! Non ce l'aspettavo. Yeah.
Wow! Viva Russia! Bravi, bravi! Spettacolare, vedi? Queste sono quelle cose magnifiche che uniscono i popoli, sì. Quelle canzoni che uniscono intere popolazioni di tante culture, come dicevano, sì. E unite nella musica, unite nella passione, unite nel buon umore, nel vivere sano, vivere bene, vivere in pace, quello che vi auguriamo con tutto il nostro cuore. Laura, sì, anche questa canzone, come al solito, è patriota, è bella, è unica ed è russa. Sì, Davide, come vediamo finalmente come la semplicità della vita è quella più bella. Non abbiamo bisogno di niente più, soltanto guarda che bella aria, un bel sole, sì. di qualcuna persona accanto a tuo che ti fa sentire una bella canzone. E questo è fantastico, Davide, bellissimo. Io mi sono emozionata, come sempre. Come sempre, perché tu immagina quanto lavoro, no? Loro girano per le varie città che sono enormi, uno spazio enorme della Russia, tanti popoli, tante culture, sì. Viaggiano, incontrano un artista bravo, lo fanno cantare, lui dà tutto il meglio di sé, sì. E poi uniscono tutti questi video, uniscono questo progetto, è bellissimo, è enorme, come dicesti tu, maggestuoso, sì. Cioè perché realmente gli dà l'impressione come tutti stanno cantando nello stesso momento, sì. Invece cantano in diversi orari, sì. Cantano in diversi posti, in diverse culture, diversi freddo, caldo, perché la Russia è enorme, è bellissima. Sì. Sì. Però quello che vediamo quando cantano, cantano con lo stesso amore tutti. Sì. Sì. Tutti cantano con l'amore verso questo bellissimo paese e verso questa bellissima patria. Sì. Ed è meraviglioso vedere questo, è meraviglioso quando andiamo a vedere appunto musica insieme, rimaniamo veramente stupiti perché sì. come dire, Laura, tu sei professoressa, maestra di questo, del folklore, sì. Del folklore latinoamericano. Cosa vedi in questi costumi, in queste... Infatti, Davide, questo è quello che mi fa emozionare tantissimo. Le persone diranno, però perché piangi? Io piango perché in ogni persona c'è la possibilità del cantare, c'è la possibilità del ballare, c'è la musica dentro, perché noi siamo geneticamente, portiamo la musica dei nostri genitori, di tutta la famiglia, quindi quella che ascoltiamo anche con degli amici. Quando vedo una persona del genere che sta lì in quel video, sta parlando di questi video, che sta nel momento del suo lavoro, ma che si mette le cuffie, che canta, che apre la bocca, che inizia a ballare, già vediamo che la persona sorride, che si sente nella felicità, che questo è quello che ti porta nella musica, tanta felicità, tanta passione. E abbiamo visto tantissimi gruppi folcloristici, sì, quindi sì. È l'attuendo, quello che ti porta la cultura del posto, del popolo, e questo che non si può dimenticare mai, che non si può lasciare andare, questo è fantastico. Non dimenticando che se sono musicisti o cantanti hanno sempre anni di studio, quindi la loro vita è stata anche impegnata, è un loro lavoro, ma subentra la passione, è un vero e proprio lavoro, perché ho conosciuto Laura tante persone che studiano il piano, cioè in Russia ci sono tante persone che studiano strumenti, è un paese molto con molta cultura, ma veramente che gli piace, è curioso, è vivono anche della passione della musica, infatti noi siamo felici di farne parte con loro, perché loro ci hanno fatto entrare nelle loro case e questa è la cosa magnifica e bellissima. Sì. Io che dirvi, ragazzi, grazie per aver visto questa nuova reazione, vi mandiamo tanti saluti e tanti abbracci, io e Laura e vi auguriamo oggi, che sappiamo che è una festa, credo che sia proprio Pasqua, e quindi faremo di tutto per far uscire questo video prima possibile, ma vi auguriamo tantissime belle cose, una bellissima giornata con tanto amore. Grazie per essere stati qui, un bacio enorme, ciao a tutti! Ciao a tutti, ciao amici!